Allora, siamo a Ausiliano di Lari, momento importante questa sera perché sarà presentato il libro della giornalista di Famiglia Cristiana Romina Gobbo, inserito in una serata importante perché si parla di Terra Santa, si parla di Papa Francesco e si ricorda anche la figura di Padre Bagatti, una figura importante per il territorio di Lari, una figura che comunque ha fatto conoscere il territorio larigiano, si può dire in tutto il mondo, perché con la sua esperienza e col suo lavoro in Terra Santa ha di fatto contribuito a far conoscere quella che di fatto è, sono molti degli scavi moderni di, questo, di questi ultimi anni. Per cui ecco, credo che Mirko Terreni, sindaco di Lari, non possa essere che orgoglioso ecco, di questi momenti e di persone ecco, che così importanti ecco, hanno fatto e portano alto il nome di Lari nel mondo. Sì, ora diciamo anche se da qualche anno, da qualche mese insomma il comune si è fuso con Casciana Terme, quindi parliamo per tutto il territorio. Credo che la cosa più, insomma, più bella anche di stasera sia il fatto che si parla di pace, insomma. Un tema che mi pare di drammatica attualità, insomma, al giorno d'oggi, con quello che vediamo quotidianamente e soprattutto quello che purtroppo dobbiamo sentire quotidianamente anche da chi ha responsabilità istituzionali e che invece di farsi carico dei problemi che ci sono nel mondo e quindi di tante persone molto più sfortunate di noi che scappano da teatri di morte, per cercare di poter garantire ai propri familiari un'esistenza migliore, un'esistenza libera e dignitosa, insomma, come direbbe anche la nostra Costituzione, si impegnano invece a costruire muri, quando invece anche il Pontefice, insomma, ci ricorda quanto sia più importante al giorno d'oggi costruire ponti. E serate come quelle di stasera possono dare un contributo alla costruzione di ponti, insomma, più che di muri. Se però tutti noi ci prendiamo carico di questa missione, di questo lavoro anche nella nostra vita quotidiana, nel sapere essere accoglienti verso il prossimo. Ecco, io credo che un segno che l'amministrazione di Lari e Casciana ha fatto su queste tematiche, ecco, sulla sensibilità, sia il fatto di aver istituito una delega alla pace per un assessore. Ecco, questo credo sia un segno bello, anche se magari le risorse sono poche, si potrà lavorare molto poco, però ecco, come dicevi prima, si danno dei segnali. Appunto, sì, un segnale di attenzione al fatto che la pace e l'educazione alla pace, soprattutto verso le generazioni più giovani, sia un contributo importante che le istituzioni a tutti i livelli devono saper dare. Ecco, io passerei ora a Romina Gobbo, giornalista di Avvenire Famiglia Cristiana, col suo libro Nessuno strumentalizzi Dio. Mi sembra che ci siano tanti spunti anche in questo territorio da poter cogliere, che poi si ritrovano nel libro. Provo a buttarne una, l'archeologia che diventa politica alla fine, parlando appunto di Padre Bagatti, come dicevamo prima. Certo, la cosa interessante, l'ho scoperta qua perché adesso mi sono un pochettino documentata, è che Padre Bagatti non era soltanto questo grande archeologo di fama mondiale, come io appunto sapevo, ma è anche un uomo di pace. È un uomo di pace proprio perché stiamo parlando di una terra dove qualsiasi cosa è politica e può diventare un momento di tensione. Per cui la religione ovviamente in primis, ma anche la memoria, israeliani e palestinesi studiano su libri di testo diversi, quindi la memoria e la storia, e poi appunto l'archeologia, perché scavare un pochettino più in qua, un pochettino più in là fa davvero la differenza, no? Cioè diciamo che se uno lo guarda poi con lo sguardo laico, ecco, a volte si rischia che ci si uccide sui sassi, insomma. E la cosa importante che ha fatto Padre Bagatti è che con i suoi scavi lui ha detto chiaramente: i cristiani non sono qui da Costantino in poi, ma sono qui da sempre, sono i diretti discendenti di Gesù e degli apostoli, e di conseguenza sono qui perché sono a casa loro. Allora questo diventa una prospettiva interessante: nessuno può mandarti via da casa tua, no? E in questo momento in cui invece si assiste ad una grossa diaspora dei cristiani, che è dettata non solo dai conflitti ma soprattutto dalle questioni economiche, dai problemi che ci sono anche lì, chiaramente mettere questo punto molto forte secondo me è fondamentale. Ecco, una sollecitazione che lancio a entrambi. Oggi è uscita l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Si parla di creato, però si parla di custodire anche alla fine le creature.
si parla, cioè, diciamo, questa era un'enciclica attesa, insomma, da tempo su temi ambientali e della salvaguardia, appunto, del creato, che questo, diciamo, rappresenta un po' come molto spesso questo Papa su tanti temi è più avanti rispetto alle classi dirigenti che ci governano, no? Basta vedere anche i disastri che ci sono stati anche nel nostro paese, sempre legati alla corruzione, allo sfruttamento delle risorse da parte di chi è più potente rispetto a chi lo è meno. Insomma, è di pochi giorni fa, no? L'accostamento dei migranti insieme con i topi, i rifiuti, certo, eccetera. Certo. Quindi è molto attuale. Romina, volevi commentare sull'enciclica? Allora, una battuta? L'enciclica non è prettamente ecologica, anche se ovviamente, come ha detto il sindaco, i temi ambientali sono importantissimi, no? Però è proprio questo custodire, quindi non solo l'ambiente, ma soprattutto le creature che sono sopra, no? Quindi tutte le creature viventi, chiaramente in primis l'uomo. Spesso il Papa parla della cultura dello scarto, no? Oggi vengono scartati gli anziani perché hanno pensioni miserrime, vengono scartati i bambini, lui spesso parla degli abusi, della schiavitù, eccetera. Vengono scartati i giovani perché c'è una forte disoccupazione, non si fanno politiche giovanili. Quindi ecco, tutto questo rientra in questa enciclica che diventa una enciclica della dottrina sociale della Chiesa. Bene, buona serata qui da Ausiliano di Lari, dove tra l'altro abbiamo anche il Museo Permanente della Terra di Fresepi, qui ospitato alla vecchia Fattoria Castelli, un altro dei motivi, ecco, di vanto del territorio. E buona serata, ecco, poi a tutti voi. Allora, io vi ringrazio e devo dire che questo posto è meraviglioso e gli amici toscani anche, insomma, io mi sto trovando benissimo, ieri sera ero a San Romano, oggi sono qua e ci rimango io. Quindi programmiamo un appuntamento alle Terme di Casciana.